riferisce di molto. Ci sono giovani che sono a capo scoperto, altri invece hanno la classica berlitta sarda. Ecco il gruppo folco di Madonna d'Itria di Villamar, anche questo una gonna bordeaux con dei fiori, e un foulard in testa, i ragazzi giovani tutti a capo scoperto, un gruppo più, anche questo numeroso, al centro un signore che suona l'organetto e un altro che aveva un otto in bocca. Passa adesso il gruppo di Serramanna, questo è il gruppo folk di Serramanna, un fisarmonicista al centro. Anche questi gruppi del Campidano non differiscono molto per quanto riguarda il costume delle donne, che notiamo sono tutti con questa gonna bordeaux con la riga verticale celestina. Anche i giovani sono a capo scoperto. Adesso chiude questa passerella folcloristica in costume il gruppo di Nurri, un gruppo che è stato costituito da qualche anno appena, ma rispolverando il vecchio costume del luogo. E anche questo in effetti notate come il Sarcidano non è molto lontano dalla Tregenza e dal Campidano, perché per quanto riguarda la gonna siamo sempre sulla stessa linea di quelli che sono appena passati. I ragazzi sono tutti, i ragazzini sono tutti a capo scoperto con la berretta che è sulla spalla. Il nostro vecchio rappresentante che suona l'organetto al centro del gruppo folco, e poi la banda di cui vi giungono adesso le note. Ecco, la banda ha cominciato a suonare. L'abbiamo detto ieri che la banda suona in ogni circostanza e non poteva non mancare, non poteva mancare un'occasione come questa. Adesso seguono i fedeli con gli striscioni religiosi e poi il simulacro del santo portato a spalla e scortato da alcuni militari dell'arma. Ho visto il gruppo che chiude, il gruppo dei fedeli che chiude il corteo, il parroco Don Silvio Falqui, e poi tutti gli altri, degli altri che arrivano e passano. A piedi e per ultimo un camion con la carico di persone. E le macchine che chiudono il corteo. Adesso ci da quattro giovani a cavallo, anzi abbiamo contato male perché uno era nascosto, sono cinque per l'esattezza, dall'ingresso ce n'era prima uno solo. Era un carabiniere che conduceva un cavallo nero e lo vediamo lì dietro. Ecco, il sesto, infatti, è rimasto davanti, era davanti proprio al camion che trasporta i ceri. Sono sei quindi cavalieri in tutto che precedono il. No! Mica mi impanna sul fumo, va su Brasile che non fai, e non è sul fumo in culo, ho cantito questa cosa. E come fai? Ho cantito. E andiamo su fuma in culo. Ma ti passa le duoga? Che ne fa senza le duoga? Che devo fare adesso? No, mia moglie con una cacciavice mi devo giù. Che se ne va a vedere. Mi ricordi, eh?
torna dietro. E che è passata la tracca. Torna dietro tu. Vieni a questa parte. Adesso... Quello cantano le Ave Marie in dialetto. Gli uomini hanno un fazzoletto. Quando vedo quel fumo mi fa una rosa. Un fazzoletto in testa che circonda la berretta che vende sul... Pare di più. La banda ha ripreso a suonare. Questo che avete visto è il gruppo di Serramanna e adesso quello di Nurri, gruppo folk 78, Nurri, dice lo palazzo che hanno davanti. Ecco che sfila il gruppo di Nurri. Poi la banda musicale di cui si giungono gli echi delle note, una marcetta mi sembra che si presta per un'occasione del genere. Poi fedeli e poi vedete, dopo il gruppo folk, la banda, i fedeli, e adesso... E perché non discuti dopo? Il simulacro del santo che passa adesso, portato a spalle da quattro giovani, in costume, il parroco Don Silvio, e un folto gruppo di fedeli che li seguono. Adesso si andrà in chiesa, si assisterà a una breve funzione, poi nel piazzale di chiesa si esibiranno i gruppi folcloristici che sono appena transitati. Sul tardi di sera si potrà ballare al suono della del complesso Rogers, vero? Complesso Rogers. Così. E più tardi verranno anche assegnati i premi, le coppe, le targhe, eccetera, ai vincitori. Il vincitore delle due gare di mezzo fondo che sono state disputate oggi e alla banda musicale. Vedete quante persone stanno, quanti fedeli seguivano, sono in processione, seguivano il santo. Alcuni sono venuti proprio dalla chiesa in campagna, altri hanno aspettato il santo all'altezza dello scalo ferroviario, nel passaggio a livello, e altri magari proprio all'ingresso del paese, ma tutti quanti sono poi venuti qua per dimostrare così la loro devozione al Sant'Antonio da Padova. Continuano a sfilare i fedeli.
che stanno recandosi, in chiesa. E la retroguardia è composta da un camion che abbiamo già visto qui, una serie di macchine. Ecco, vedete la gente, le persone che ci sono nella piazza della Sagrada e nel Corso d'Italia, vicinissimo alla chiesa. Il traffico è stato interrotto in difesa. I ragazzetti gridano, è un po' fuori luogo le loro urla in questo momento. Ed ecco infine le macchine che chiudono il corteo e che, oppure che sono state come l'altro ieri, quando era venerdì, state intrappolate dalla processione stessa. Quando vuoi chiudere, chiudi. Sì, adesso sì. Tutti si stanno adesso recando in chiesa, nel piazzale, dove è stato sistemato un palco. Sul palco stasera salirà un complesso, un'orchestrina, il complesso dei Rogers, e i giovani potranno ballare, d'altronde come hanno fatto ieri. Verranno, come ho detto, consegnati i premi ai vincitori delle due corse alla banda, e nel piazzale, fra qualche minuto, dopo che sarà finita la funzione religiosa, i gruppi folk che sono transitati, e vi ripeto, erano i monasteri, Monserrato, di Pirri, di Villamar, di Serramanna e di Nurri, si esibiranno in alcuni. Quasi pronti per dare inizio alla serata folkloristica. Si prega gentilmente di lasciare la pista al centro libera, quindi lasciare libera la pista per cortesia. Passiamo subito al microfono a qualcuno del gruppo qui presente dei Nurri. Sì. Thank you.
Grazie. Thank you.